E ora continuiamo ad ascoltare le testimonianze raccolte in occasione dell'ottava edizione del riconoscimento Giovanni Paolo II che si è svolto a San Ferdinando di Puglia, le testimonianze di chi appunto si è distinto nel portare avanti i valori promulgati da Papa Wojtyla, ma anche di chi ha incontrato Papa Giovanni Paolo II, quindi di chi lo ha conosciuto. Sentiamo. Il mio ricordo personale di Giovanni Paolo II in realtà è fatto da racconti e ricordi dei miei genitori che mi parlavano di questo Papa, che comunque è stato il Papa che secondo loro e anche secondo me è stato quello che ha cercato di mettere d'accordo di più le persone e le opinioni. Diciamo che è stato quello che mi ricordo più di lui è proprio questo, la sua forza di cercare di mettere sempre tutti d'accordo. È stato il Papa dei giovani, cioè il Papa della mia generazione, quindi è chiaramente un simbolo ed è stata una guida per tutti. C'è un ricordo suo personale? È alla giornata dei giovani con i Papa Voice e tutto, ero andato là, quindi ho questo ricordo che è particolarmente bello. Io ricordo che invece è stato il primo papa che ho vissuto, diciamo ero piccolo, avevo 6 anni, forse 6-7 anni, ed è stato il primo papa che davvero è entrato nel cuore di tutta la gente, proprio perché è stato, come si diceva prima, il papa dei giovani, quindi il primo papa della mia vita. C'è chi dice il primo papa della mia vita, invece io ricordo in un'Italia che nel 78 aveva bisogno di ritrovare Punti di riferimento. un punto di grandi punti di riferimento che purtroppo venivano a mancare, e quando lui si affacciò da quel grande loggiato, insomma dalla finestra, ci rendemmo conto tutti, io avevo 14 anni, che qualcosa di completamente nuovo fosse arrivato. È stato il Papa che è stato amico di Sandro Pertini. È stato il Papa con il quale sono caduti tanti muri. È stato il nostro Papa. Ma c'è un ricordo suo personale? Dunque, quando venne alla mia parrocchia, ero lì da primissimo mattino, con la transenna nello stomaco, però bisognava mantenere quella posizione. Quando è arrivato, ed è stata la prima volta che l'ho visto, era bellissimo. E mi ricordo che ci dava il 5, il parroco ci aveva detto: mi raccomando, dovete baciare l'anello al Papa. Invece lui partiva con. E quindi c'era questa situazione. Io gli dissi: Santità, che Dio la benedica. E lui ridendo mi disse: questo di solito lo dico io. E io ho cercato un tombino dove sparire, ma volevo disintegrarmi. Però rideva molto. Fortuna non l'ha fatto. Non l'ho fatto, ma rideva molto, ecco, in questo. Devo dire che è stato un papa meraviglioso, ha raccolto molti giovani, tra l'altro ha chiamato i giovani sentinelle del mattino. Un ricordo è nel 2000, quando ha raccolto tanti giovani, nella giornata mondiale della gioventù.